A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male. Ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Bentornati a Sportivamente Donna, una trasmissione nata da un'idea di Alberto Carulli e della WISP Abruzzo Molise. Oggi sono qui con me, in questa nostra ultima puntata della trasmissione, Valentina Tatasciore, vice sindaco del comune di Bucchianico. Buonasera. Benvenuta. E abbiamo Giada Orlandi, tecnico Buonasera. Di ginnastica ritmica. Benvenuta. Grazie. Allora, noi ci troviamo qui con questi due meravigliosi ospiti in questa nostra ultima puntata, almeno per il momento, poi vedremo che cosa accadrà. Abbiamo Valentina, che è un vice sindaco in un comune che è uno dei borghi più belli che abbiamo qui in Abruzzo, con delle deleghe anche importanti alle politiche sociali, alla cultura e al turismo. È molto bello sapere che hai la delega alle politiche sociali, che si sposa benissimo con quella che poi è la tua attività primaria, la tua professione, visto che sei anche psicologa e psicoterapeuta. Trovi che sia una, diciamo, ulteriore dimensione o espansione del tuo vissuto professionale ora occuparti anche di questa delega? Sicuramente la mia carriera professionale, se vogliamo chiamarla così, si è arricchita. È arricchita veramente di tanti più aspetti e prospettive differenti che soltanto la vita pratica quotidiana ti sa dare, e stare a contatto con le persone, con i cittadini e soprattutto con le difficoltà che si incontrano quotidianamente dà una sensibilità ancora maggiore di quella che è la problematica e le problematiche che si verificano ogni giorno, ogni giorno, quindi... ogni famiglia chiaramente. Quindi hai questa doppia dimensione, sia nella professione, quindi tu ascolti i portatori di disagi che ti raccontano, però poi lo vai a misurare anche sul territorio con quella che poi è la realtà contingente un pochino di tutti i cittadini. Direi che è un valore aggiunto, però è anche vero che è una situazione in cui le persone chiedono un'immediatezza che poi nelle quattro mura dello studio è differente, certo. È un aiuto differente. Ci ecco, sono perché soluzioni con tempi diversi. Sì, con tempi diversi. E sicuramente con tanti limiti di quello anche che nell'operatività. Giada, tu sei giovanissima, oggi sei un tecnico, sei anche un giudice, sei allenatrice in una tua scuola, la scuola è la Gimnica Antea, che si trova ad Ortona, però sei anche un ex ginnasta. Sì, esatto. Com'è stata questa tua esperienza? Quando hai finito poi, diciamo, la carriera agonistica e hai deciso di diventare tecnico? Allora, io ho cominciato all'età di 10 anni, diciamo relativamente presto per, relativamente per lo sport che pratichiamo noi, 10 anni non è
proprio presto, infatti si comincia più che altro, si comincia prima. Anche prima, sì, necessariamente verso i 6 anni si comincia con l'attività propedeutica e poi si cominciano a fare le gare già dagli 8 anni. E per fortuna avevo un fisico molto predisposto, quindi una grande mobilità articolare e un fisico anche longilineo, quindi ho recuperato in fretta, diciamo. Ho continuato fino all'età di 18 anni e poi ho deciso di smettere più o meno verso il quinto superiore. E hai ottenuto in questo arco temporale tutto quello che ti eri prefissata di ottenere? Ma... cioè ti senti appagata sotto, almeno sotto il profilo agonistico? Sì, sì, assolutamente. L'ultimo anno ho vinto il campionato italiano di coppia mista, quindi diciamo che... Bella questa cosa della coppia mista. Mi raccontavi che sì, infatti è stato il primo anno, quello del 2008, in cui hanno consentito questa apertura anche agli uomini in una disciplina che è squisitamente prettamente femminile. Un po' al contrario come su altre discipline dove pare che non possano entrare le donne, invece qui pare che non possano entrare gli uomini. Sì. E come ti sei trovata con questo compagno? Ma sicuramente benissimo, a parte che lo conoscevo da molto molto tempo perché è amico di famiglia. E lui è un ex ballerino e ci siamo cimentati, diciamo, con questa nuova cosa ed è andata sicuramente più che bene. Purtroppo l'ultimo anno poi si è fatta questa coppia mista e poi non è stata più riproposta. Ah, quindi c'è stata un'apertura molto temporanea? Sì, purtroppo sì. Poi diciamo che ultimamente stanno cercando di introdurre l'attività maschile e io ho anche quest'anno ho fatto gareggiare un maschietto per la nostra società. Quindi tra i tuoi allievi c'è anche un maschietto, sì. Soddisfatta del maschietto? Decisamente, decisamente. E lui come si sente a disagio insieme a tutte queste ragazze? Allora, lui è grande, diciamo, è del 99 e sta facendo adesso la maturità. E, gli piace molto lo sport, quindi diciamo che l'ha fatto con passione. Ho trovato il programma WISP che proponeva la ginnastica artistica maschile, allora ho detto dai, perché non proviamo e ci cimentiamo con questa nuova cosa, e lui ha accettato ben volentieri. Benissimo, grande soddisfazione. Senti Valentina, io so che tu ti occupi anche molto di volontariato e di associazionismo, d'altra parte non potrebbe essere diversamente la cosa, considerata la tua propensione a un certo tipo di studi e anche di attività. Però mi hai detto che hai cominciato, o comunque stai seguendo un progetto per quanto riguarda le varie forme di dipendenza, che non sono le classiche forme che noi siamo abituati a sentire, quelle per esempio da stupefacenti, da alcol eccetera, ma ci sono, credo, delle nuove forme di dipendenza. Sì. Che ci dici o che cosa ti è capitato da ultimo che un po' ti ha sconcertata, che ci può interessare? Sì. Nel ventaglio delle dipendenze, soprattutto nell'ultimo periodo, e abbiamo visto in Abruzzo quanto è stato difficile anche sopperire alle varie difficoltà rispetto proprio alle dipendenze da gioco, quindi queste ludopatie sono sempre, sì, più preminenti, sempre più preminenti e che colpisce anche molto le donne, le casalinghe, così come ad esempio... Vero, è strano trovarsi, sì, dal tabacchino oppure non so, o credo che vendano queste cose oramai anche nei, sì, supermercati, ovunque, no? Queste ovunque. Donne che stanno con tutte le buste della spesa, a un certo punto bam, mollano tutto, sì, e comprano il grattino, sì, di turno, sì, insomma. Ma è veramente un bombardamento a livello anche mediatico rispetto a, proprio alla promozione del gioco. Poi c'è anche la dipendenza da internet, cosa che se ne parla soprattutto per i ragazzi, e ultimamente sto vedendo che effettivamente altra dipendenza veramente forte e radicata è quella della dipendenza affettiva. È una dipendenza, se vogliamo, che non è manifesta, come può essere legata appunto ad un... Scusa, ad una ti sostanza. Interrompo, ma è una dipendenza secondo te è nuova, nel senso che da ultimo che si sta affermando, o solo ora ce ne cominciamo a rendere conto? Forse anche tu lo puoi in parte rinvenire tra le tue allieve, perché credo che comunque poi anche nell'ambito della ginnastica comunque l'insegnante diventa una sì, sorta di sostituto, è un'altra figura di riferimento, e credo che nella prestazione si mettano in evidenza diverse, sì, cose. Con le bambine un pochino più sensibili ne risentono sicuramente.
Sì, in effetti la dipendenza affettiva è legata proprio a quel legame che si va ad instaurare e che l'altro tende a non voler assolutamente allontanarsi da questa dipendenza, che è, però diventa una forma di patologia quando porta dei limiti importanti. Sicuramente anche nello sport è un qualcosa che ci si può avvicinare alla dipendenza, però chiaramente ci sono professionisti che permettono. Sì, infatti esistono anche delle forme di dipendenza sportiva, nel senso che non si riesce a fare a meno, esatto, di fare un certo tipo di attività, esatto, con quell'intensità, sì, con quello sforzo, perché è come se fosse una sorta di compensazione, sì, a questa autostima, perché poi di fondo credo che il problema sia questo. Che gioco ruolo che ruolo gioca appunto l'autostima per un ragazzo quando si prepara e quando entra in competizione, va a gareggiare? Beh, oddio, l'autostima è importantissima, specialmente negli sport individuali. Quando si sta in pedana si è da soli, quindi diciamo che si gioca solamente su quello. E poi il sangue freddo, quindi se la bambina riesce ad essere molto sicura di se stessa non c'è alcun problema. Invece magari le bambine che sono un pochino più insicure, un pochino più timorite, timide, fanno sicuramente più fatica. Hanno sempre bisogno di una figura di riferimento che poi magari non c'è sempre. Ad esempio io accompagno spesso le ragazze in gara, però può capitare che essendo anche giudice magari in quel momento non ci sono perché sono in giuria e magari alcune bambine non riescono a dare il meglio di sé perché non c'è la figura di riferimento o per altri motivi che magari, certo, in quel momento. Però nella tua disciplina in particolare, così come un po' in tutte le forme di danza, solitamente l'insegnamento è particolarmente duro. Comunque siamo ancora legati concettualmente all'idea di un insegnante che ti bacchetta continuamente, che ti urla, che ti lancia le cose dietro. Conosciuto un insegnante che se non facevi l'esercizio in un certo modo, quello che aveva in mano te lo cominciava a lanciare dietro. Nel tuo caso, per esempio, le clavette, che non è una cosa molto semplice, e non è neanche indolore, bravissima. E poi anche pensare a queste insegnanti di danza che comunque sono bravissime, senz'altro, dell'est europeo, queste figure rigide però che in realtà non ti portavano in una palestra da allenarti, ma sembrava portassero queste ginnaste in un lager, in un campo di concentramento, perché venivano insomma allenate in maniera esageratamente dura. C'è ancora questa forma mentis nell'allenamento? Ovviamente ci riferiamo ai livelli più alti, certo, non a quelli basilari. Oddio, un po' sì, un po' no, si trovano società in cui c'è ancora questo regime un pochino totalitario, altre società invece magari riescono a essere un pochino più malleabili. Io cerco di fare un po' un e po'. Secondo te quale dà i migliori frutti? Allora, in entrambi i casi, dipende poi da caso a caso. Io spero sempre che si migliori in questo senso, non è un granché vedere questi modi e questi atteggiamenti un pochino così troppo duri. Si cerca, spero comunque si vada avanti in maniera diversa. Lo fanno proprio perché sono convinti che nell'essere duri, rigidi, severi, poco inclini, ora ci vuole all'affetto o a manifestare l'affettuosità e si riesce ad ottenere il meglio. Quindi, secondo la loro, diciamo, visione, forse distorta, però è un giusto metodo. Oddio, spero non sia solo quello l'unico metodo giusto. Io la vedo un po', insomma, in conflitto con la crescita dell'autostima, perché poi sì, è vero, non aiuta, li distruggi, per vai a distruggere l'autostima della persona, sì, insomma. Un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlare con voi, mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate. Parliamo di una disciplina quale la ritmica, dove, come ha detto lei, io ho cominciato 8 anni, però avevo un fisico asciutto, longilineo, una certa mobilità articolare, per cui sono riuscita a recuperare il gap rispetto alle altre. Però nell'ambito dello sport e poi nell'ambito di ciò di cui ti occupi tu, ci sono tanti disturbi alimentari. Sì, e soprattutto l'età di chi ha queste sofferenze si è abbassata notevolmente.
A maggior ragione quando ci sono delle situazioni in cui appunto c'è l'inizio della pratica di uno sport, è molto sottile il limite tra la cura di se stessi e chiaramente quella che poi diventa una vera e propria patologia. Il disturbo di alimentare è proprio una dipendenza alla magrezza, se vogliamo, per quanto riguarda appunto quelle forme estreme di anoressia o bulimia che può comparire insieme all'anoressia, ma tante altre forme che poi, soprattutto nello sport, ultimamente si è vista l'incidenza maggiore del binge eating ed è una abbuffata, una grande abbuffata senza proprio il controllo della situazione e dove ci si disconnette del tutto, dopodiché ci si mangia ovviamente qualsiasi cosa si ha in solitudine, quando nessuno può vederti o può comunque in qualche modo controllarti, riportare alla realtà. Dopodiché c'è questo riconnettersi con il mondo e chiaramente avere dei forti sensi di colpa e tutto ciò che può portare una buffata del genere. Certo. Questo negli sport, soprattutto ecco, nel bodybuilding, in alcuni tipi di sport ovviamente. Ecco. Ti è capitato di vedere delle colleghe, delle amiche o delle allieve? Per fortuna non nella nostra società, però è capitato di vedere bambine anche in società con le quali ti sei confrontata. Sì, che soffrivano di anoressia, bulimia, sì, purtroppo sì, è capitato. Ma in quel caso, secondo te, quando l'istruttrice se ne rende conto? Cosa deve fare? Beh, magari un supporto di una psicologa, comunque un aiuto sicuramente. Non è interessata a mantenere l'allieva magra? Beh, oddio, magra fino a un certo punto, perché poi certo, l'anoressia con una certa tonicità, perché poi non ce la fa. Certo, comporta anche delle difficoltà, magari di perdere il tono muscolare, quindi non so fino a che punto sia proficua, insomma, questa cosa. Comunque questa dei disturbi alimentari, soprattutto nell'ambito dello sport ma anche nell'ambito della vita ordinaria, comincia ad essere, forse se ne parla sicuramente di più, però cominciamo a vedere che, è come dicevi tu, intanto si è abbassata la fascia di età, però ora si comincia un po' ad avere tutta la situazione fuori controllo, perché ciò che prima accadeva in un certo momento storico e poi casomai si concludeva naturalmente con il passaggio del tempo, ora invece ti si ripropone di lì, sì. È come se non crescessimo mai o come se regredissimo, crescessimo, insomma facessimo un po' andare avanti o un andare indietro. Infatti la questione è proprio il controllo delle emozioni, è lì il focus dove dovremmo andare, perché è imparare a gestire proprio le emozioni che via via nell'età vengono a manifestarsi, no? Quindi gli affetti, le relazioni con gli altri, le relazioni con i pari, con i propri genitori, con le figure di riferimento. È che chiaro? È un po' quello che accade facendo la ginnastica, facendo questi sport. Poi alcuni sport in particolare è vero che ti mettono sola in pedana, però è anche vero che ci sono tanti numeri che si fanno dalla coppia alla squadra, quindi comunque devi gestire non solo l'emozione ma anche la caratterialità e questa personalità. Tu tra gli allievi che hai ne hai una di punta, diciamo, una che sta andando bene, però mi dicevi sei molto soddisfatta anche degli altri. E questa ragazza come si pone nei confronti degli altri, per esempio? Allora, lei è una ragazza molto solare, quindi magari cerca sempre di fare gruppo e poi è grande in ogni caso, quindi anche lei sta facendo la maturità, è un punto di riferimento anche per le altre bambine, insomma è la più brava, quindi è quella che imitano tutte quante, sia dalla bambina del mio gruppo agonistico, la più piccola, sia il gruppo base, che comunque la guardano sempre con ammirazione, quindi quello che cerco quindi di insegnarle, sì, esatto, fa un pochino da traino per tutte. Sei soddisfatta di questa tua esperienza, di quello che sei riuscita ad insegnare, non solo sotto il profilo tecnico ovviamente, perché poi i risultati se ci sono è ovvio che gratificano tutti, si gioisce tutti insieme, però anche sotto il profilo appunto della maturità, dell'interiorità di queste ragazze, di quello che sei riuscito a fare facendole crescere, facendole diventare donne? Piccole donne. Sì, assolutamente. Devo dire che ho molte più soddisfazioni adesso che quando ero ginnasta. Vederle crescere e maturare.
fare è sicuramente una cosa che dà molte soddisfazioni. Senti, il tuo rapporto con le altre tecniche o giudici, membri di giuria, com'è? Ma insomma, si convive tranquillamente, si collabora anche quando possibile. Io cerco insomma sempre di essere quanto più insomma amichevole possibile con tutte. Però a volte c'è qualche difficoltà. Ma oddio, non difficoltà, magari sa una competizione, dai. Se la competizione è sana, quella è certo. Giusto che ci sia, basta che sia una sana competizione. Senti Valentina, a proposito della tua, diciamo, vita politica, mi dicevi che è la prima volta che ti candidi, sì. Quindi tu sei una neofita della politica, forse sì. Non sei un politico vero, nel no. Senso che non ti occupi di politica, però ti sei cimentata in questa esperienza amministrativa. Sì. Ti ha aiutato molto quello che tu sei nella vita privata? Poi per avere consensi? Assolutamente, è stata un'esperienza ed è un'esperienza che ogni giorno mette anche alla dura prova, no? Di alcune situazioni anche private, perché gestire il privato e gestire poi la vita pubblica che ti richiede giornalmente è qualcosa di impegnativo, ma sicuramente dà soddisfazioni da un lato, anche non visibili, molto spesso non visibili agli occhi degli altri chiaramente, però dall'altro lato anche ti sprona a fare sempre di più e fare sempre meglio, insomma, per il bene della città, se chiaramente che amo e che è parte appunto di me, della mia famiglia e della mia crescita. Perfetto, quindi diciamo che al momento, ma sei quasi sì. A fine mandato, insomma, sì. Per cui voglio dire, forse potresti anche pensarci a ricandidarti, insomma, l'esperienza non è stata poi così negativa, anche se forse qualche, diciamo, screzio, qualche sì. Battibecco all'interno poi del Consiglio Comunale o forse anche all'interno della stessa giunta, cioè certo. L'avete avuto, delusioni. Ne hai? È sempre questione di relazioni, Cronata. È sempre una questione di gestire tanti caratteri diversi, tanti pensieri differenti, quindi non è sempre semplice, perché poi soprattutto quando ci sono donne e uomini che coesistono, da un lato è il bello perché fa squadra, ma dall'altro lato ci sono dei vissuti differenti che non si riescono a conciliare a volte, però il gioco è quello, anche la politica è anche quella del punzecchiarsi e del... Sì, deve essere stimolante, tutto sì. Va bene, se la sì. Critica è costruttiva va bene. Assolutamente, deve essere sempre costruttiva. Giada, rimpianti? Qualcosa che volevi fare non hai fatto? Anche che non c'entra nulla con la tua vita da ginnasta? Ma per fortuna no, per ora no. Speriamo di andare avanti insomma così senza rimpianti, perché per ora sono contenta. Insomma, tutto quello sì. Che pensavi di voler magari fare. Guarda, forse aver continuare per un altro annetto, però insomma a va fare bene. Da ginnasta? Sì, da ginnasta, perché probabilmente avrei potuto continuare anche per un altro annetto, però va bene così. Insomma. Ma per ottenere cosa? Soltanto la tua prestazione, le tue performance o perché forse potevi ambire? Ma no, ma semplicemente per me, per fare ecco, un altro anno di ginnasta, solo per quello. Non, per provare quell'emozione. Non per raggiungere qualche obiettivo in particolare, ma ecco solo per il gusto di allenarmi, solo per quello. Perché comunque ti scarica addosso un'adrenalina sì. Che è diversa da quella che puoi provare anche certo. Come insegnante, eccetera. Senti, invece per il futuro? Per il futuro, per ora, spero di laurearmi verso marzo, perché mi mancano 3 esami alla laurea, quindi insomma quasi. Il primo obiettivo è quello e poi si spera di migliorare sempre di restando più. Restando sempre in questo ambiente, in questo settore? Per ora sì, poi si vedrà. Va bene, crescendo vedremo che cosa esatto. Succede. Quindi tu non sappiamo se forse ti ricambi, vedremo, però credo che le premesse tutto sommato ci siano tutte. Io ho un'ultima domanda vi volevo fare, a proposito di questo stavo facendo una considerazione, che comunque tu vieni da Bucchianico, tu vieni da Ortona e io vengo da Vasto, che comunque sono tre paesi, tre belle comunità,
più o meno grandi della provincia di Chieti. E parlando mi sembrava comunque di capire, perlomeno questo è quello che io avverto nel mio paese, ma mi sembrava che tu la condividessi questa cosa, che un po' questi comuni del Chietino sono affetti da un bel provincialismo, cioè la difficoltà di penetrare nei territori e nelle comunità a causa appunto di questo provincialismo, anche a causa di una sorta di conservatorismo da parte delle comunità. Tu hai difficoltà, hai percepito o hai dovuto affrontare e superare difficoltà nella tua città per affermarti come sei giovanissima, quindi voglio dire, non credo che ti sia stato tutto molto facile. Bene. Più che altro sai cosa? Lo sport come la ginnastica non è molto conosciuto, quindi magari si dà sempre più spazio a sport come pallavolo, pallacanestro, calcio, e quindi magari anche per la richiesta di un palazzetto si fa sempre un pochino più fatica, perché la priorità è sempre il pallavolo, esatto, quelli più conosciuti. Quindi insomma, diciamo solo per questo. Non ma è stato poi molto quando semplice. Tu ti sei messa in discussione, comunque hai avuto una risposta immediata o ci hai dovuto un pochino lavorare nel tempo? Sì, c'è stato bisogno di molto lavoro, cioè, perché anche si nonostante fa fatica i risultati, fare sì. Questo salto proprio culturale, ad abbracciare queste innovazioni, queste novità. Ad esempio, come ti parlavo prima della ginnastica artistica maschile, ecco, si fa veramente fatica a riuscire magari a convincere anche solo un bambino a venire a provare. Sì, c'è tutta una serie di stereotipi o di pregiudizi che lo allontanano. Tu la stessa difficoltà l'hai trovata invece nell'amministrazione proprio? Assolutamente. Si ha diffidenza un po' per tutto, a volte perché si è troppo giovani, a volte perché è un'innovazione che vuole il suo tempo perché venga digerito, ecco. E penso che sia però proprio sono questo. Sono medio lunghi i nostri tempi. Sono medio lunghi, sì, in effetti sì, però io sono, sarà che sono un ottimista di natura, ma penso che la goccia che deve essere sì, quella goccia buca. Che buca, esatto. Alla fine buca. Sì, assolutamente. No, e la domanda è stata fatta semplicemente perché nelle puntate precedenti ho avuto altri ospiti che venivano da altre province. Per esempio, io ho notato che nella provincia Teramana, del Teramano, c'è comunque un atteggiamento culturale diverso anche nei confronti, per esempio, dell'approccio, della disponibilità che viene data ad alcune iniziative, sia di carattere sportivo che di carattere amministrativo. È come se noi viaggiassimo a due velocità, pur stando all'interno di una stessa regione. Siamo un pochino a noi stanti, insomma, diciamocela un pochino così. Benissimo, allora noi siamo giunti anche oggi al termine di questa nostra puntata, questa è la nostra ultima puntata per questa, diciamo, di questa trasmissione per il momento, e quindi io voglio salutare, voglio ringraziare Valentina che ho conosciuto, grazie, è stato un piacere enorme conoscerti, anche Giada, giovanissima, bellissima, tutto un futuro, ti faccio i miei migliori auguri e in bocca al lupo per la tua università e anche per la scuola. Poi volevo ringraziare gli operatori di TV6, quindi l'ha detto alla regia Maurizio e l'ha detto alla camera Gianluca, e con il pubblico di TV6 ci vediamo prossimamente, chissà, con qualche sorpresa, con una nuova sorpresa, sempre però a Sportivamente Donna. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa.